Sì, direi di sì. Quest'anno sesta edizione, arricchita da Roma, Napoli, Atalanta, Torino, Fiorentina, quindi è un'edizione di tutto rispetto. I partecipanti, oltre ai calciatori, sono numerosissimi, perché sostanzialmente gli accompagnatori fanno da corollario, aumentano il numero di persone che visitano il torneo, quindi la città di Arezzo, che fra le altre cose vede proprio in quella data anche la giostra in Saracino. Pertanto, a un evento importante quale quello calcistico si abbina anche l'evento importante turistico e pertanto questo ci fa molto piacere. Saranno 2 giorni di grande calcio giovanile riservato a quale categoria e con quali partecipanti anche della provincia di Arezzo? Allora, facciamo partecipare più squadre possibili della provincia di Arezzo, questo per dare ai ragazzi, far crescere, fargli provare un'esperienza indimenticabile, perché ovviamente per un bambino giocare contro società professionistiche credo che sia un ricordo indelebile. Le società professionistiche che partecipano sono Atalanta, Fiorentina, Roma, Napoli e Torino. La categoria interessata sono l'ultimo anno della scuola calcio, quindi i bambini del 2003, gli esordienti A, che giocheranno con i pari età delle categorie delle società di calcio di Arezzo, mentre giocheranno con i bambini di un anno più piccoli delle società professionistiche. Prima avete ricordato anche la storia un po' dell'Olmo Ponte dal 2001, se non sbaglio, con la scuola calcio e l'investimento sul settore giovanile. In 15 anni quanto è cambiata e quanto è cresciuta questa società? È cambiata poco dal punto di vista della voglia di fare bene e dei valori che stanno alla base, cioè del valore del calcio giovanile, della lealtà, della sportività e di crescere in armonia. È cambiata tantissimo dal punto di vista organizzativo perché ovviamente è una macchina che coinvolge tante persone, sono circa 35 soltanto gli istruttori a quali si uniscono custodi, segretari e quant'altro, e quindi i numeri sono molto più alti rispetto a quelli che erano nel 2001, e cosa che ovviamente rende più importante e più in qualche modo impegnativo e una sfida l'organizzazione giornaliera e le strategie future della società.